Me l'aspettavo. Dunque, da un anno e mezzo abbiamo preso il cane. Che gioia, sì, è un lagotto, gli piace giocare, si lancia addosso soprattutto quando hai cose bianche e appena messe, dopo che è stato nel fango e si lancia qui. Vabbè, però ho messo subito le cose in chiaro, ho detto facciamo i turni per portarlo fuori. Infatti lo porto fuori la mattina e a metà mattinata, ma dopo pranzo, metà pomeriggio e dopo cena lo portano fuori io, sempre io, oi bo, or su via, giammai. E poi, quando la notte, la sera lo porti fuori, incontri altri uomini come te che volevano uscire e ti guardano, sono zombie, fanno solo... Ora si porta fuori perché deve fare i bisogni. Ettore, il mio cane, ha imparato a non farli in casa. Ora, quando gli scappa, hai poco tempo, lui esce e deve fare la cacca e la pipì. Sulla pipì devo dire che il mio è un cane educato ma creativo, nel senso che l'iter è sempre quello, no? Passo, passo, zampa, un movimento sessuale, zampa. Ogni tanto, beh, se dovete farlo, siete troppo buoni, davvero. Però è un creativo, mi vuole stupire, quindi che cosa fa? Si appoggia sulle zampe posteriori e fa, guarda senza mani, guarda, fa così. Oppure si sdraia pancia in su e la fa, si bagna un po' però fa meno fatica. Poi arriva il momento in cui deve fare la cacca e lì è una liturgia, si ferma, si gira, divarica le zampe, inizia a tremare e tu sei lì e ti guarda, come dire, e che cazzo guardi? Guarda piuttosto se arriva qualcuno! fa così cane. Poi dopo, cosa fai? La devi raccogliere. Allora, io ho un lagotto media stazza, uso il sacchettino. Il mio vicino ha la lano, prende il sacco. Io per raccogliere uso la mano. Lui esce con la pala. Io tiro su così, lui lo prende. E va raccolta, no? Però non tutti la raccolgono. E se tu vedi, vedi la scena e dici, scusa, ma non raccogli la cacca del tuo cane? Non è del mio cane. Come? Ho visto io che la faceva. È impossibile. Ma com'è possibile? L'ho visto con i miei occhi. Guarda, il mio cane la fa a casa così fuori non sporca. Allora, scusa, qui ci siamo solo io, te e il tuo cane. Se non è del tuo cane, di chi è? È lui. È mia. E se ne va. E se ne va. Tu invece, che sei ligio, come giusto che sia, alle buone maniere la devi raccogliere subito, perché se temporeggi dal balcone la signora anziana, quella che non si fa mai i fazzi suoi, dice, scusi, deve raccoglierla. Sì signora, la sto raccogliendo. No, lei è proprio un male... Però, siccome esiste il karma, sulla P di proprio le parte la dentiera. Tu segui la scena e lo sai dove andrà. E aspetti e fai... La guardi e fai... E la dentiera fa... Fot! Tu apri il sacchetto, raccogli e dici, signora, gliela lascio qua. Perché è giusto, è la punizione giusta.